Super Cup 6-3 il punteggio tra Selezione e New Generation. 6-3 per la Selezione. Massimo Giovanni Ruggero vuole sapere quanto manca. 5 minuti al termine, 6-3 il punteggio. Vediamo se riuscirà a fare il miracolo la New Generation. Riparte Emanuele Esposito alle retrovie con Chucky, palleggia sull'out di destra con Armandino Esposito, Silvestri, scusate, verso il fratello Luca, il fratello più piccolo Luca Silvestri, nonché capitano della compagine argentina Buenos Aires. Sergio, di Buenos Aires. Ciao Longo, Longobardi. Luca Silvestri, capitano, sull'out di sinistra, fallo laterale, posiziona pallone sulla linea per effettuare la rimessa del fallo laterale. Intercetta bene Masi, il passaggio sbilinco di Luca Silvestri, Masi sotto porta, Masi Sorrentino. Palla dillo ex cavaliere. Chi? Non è vero proprio, zero, niente. No, non è lui, non è lui. Allora però è del California, sta Derisi e mezzo. Sì, io e Derisi, Iron Derisi. Di ex Hotel California. Chucky Esposito verso Luca Silvestri col sinistro, una puntata sicuramente insidiosa ma di poco alta sulla porta. Portiere controlla e battezza fuori, ripartirà il stesso portiere col dal calcio dal fondo. Interviene Chucky Esposito verso la spallata e fallo in attacco di Marco De Vivo su Angelo Scutto. 6-3, ricordiamo il punteggio per chi si fosse collegato soltanto ora sulle nostre frequenze. Ancora Angelo Scutto sulla faccia sinistra verso Mario Sorrentini, il tocco di interno a cercare Emanuele Di Prisco che calcia direttamente sui piedi di Emanuele Esposito, grandissimo muro difensivo della compagine di Buenos Aires. Ancora Chucky Esposito verso grande dribbling e tiro a giro, peccato, sfiora, fa la barba all'incrocio dei pali questo grandissimo giocatore nella New Generation, nuovo acquisto di oggi, confidiamo che faccia qualche presenza in più. Andiamo ancora a lui, pressa Luca Silvestri ma con una finta riesce a scrollarsi l'avversario di dosso. Ancora il capitano sulla fascia sinistra, miglior centrocampista della passata edizione della Super Cup, ci conferma qui il mister Ferentino degli schematri. Ancora ha individuato mister Dragabo, l'accompagnatore e simpatizzante di Renato Lombardi, che milita negli schematri. Ha individuato qualche giocatore che potrebbe essere acquistato dai Dragaball, sicuramente del torneo superiore a 40 squadre. Batte Massi Sorrentini addosso al sicuramente chi è il casacca rossa, il nuovo acquisto di cui parlavamo prima. Adesso purtroppo ci sovviene il cognome. Riparte Mario Sorrentini ancora verso lo stesso giocatore della New G che con molta classe si guadagna un fallo, però comunque non deve temporeggiare in questo modo, visto che comunque il punteggio li vede sotto ancora di 3 gol di scarto. Ancora Mario Sorrentini batte addosso a Marco De Vivo nonostante ci sia un metro di distanza e quindi regolare la posizione di Marco Di Vivo, nonostante Mario Sorrentini gli sbatta addosso. Ancora lui, il giocatore della New G, nuovo acquisto, che tra cui ci informeremo tra pochissimo e acquisiremo il cognome. Luca Silvestri, grandissima palla per Marco Di Vivo, si rientra sullo stesso piede. Mi dice il cognome del nuovo acquisto della New G, quello forte con la casacca rossa? Chianese, grandissimo giocatore, sicuramente probabilmente vincerà il premio del migliore dei suoi. Se a nostro avviso sei bravissimo Sergio. Angelo, pochi minuti per individuare il basta migliore pochissimo campo. Angelo Scotto, grande difensore roccioso, probabilmente che rimane ancora uno dei migliori di questa partita, segnalato nel primo tempo soprattutto. Giovanni Gentile, il capitano, mantiene palla, fa salire la squadra, ancora lui col suo tocco da calcio a 5, però non riesce a concretizzare l'azione. Vediamo ancora, siamo al quarto minuto di telecronaca, vediamo se quest'ultima azione Manuel Esposito temporeggia un po' come giusto che sia, con un vantaggio di 3 reti su un minuto dalla fine della partita. Mario Sorrentini lotta ancora grintosamente, non perde mai la grinta fino all'ultimo minuto. Fallo su Armando Silvestri e chiudiamo qui il collegamento. Ciao a tutti.